Sono morti i miei due nipoti. Non si sa da che cosa. Io ho già un figlio invalido. In casa mia non voglio avere un altro figlio o perdere un altro figlio, qualcuno. Sopra la notizia viviamo. Io ho paura per i miei figli, capito? Se è una malattia non puoi fare niente, morire, basta. Vedi come siamo rovinati in questo campo, come i nostri bambini vanno avanti e noi, da nessuna parte non si può vivere così. Noi ci troviamo dentro un fogo, fuori la discarica a 20 metri. Tu nel fumo puoi stare molto di più, ma io nel foro non resisto molto. Questo è. A fianco alla discarica Masseria del Pozzo e nelle immediate vicinanze di Nuovo Ambiente, che è la discarica del pentito collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo, dove appunto sono stati sversati, oltre che rifiuti solidi urbani, anche rifiuti tossici e pericolosi. Sicuramente queste discariche sono in assoluto forse quelle più pericolose come potenziale di disastro ambientale e di effetti sulla, non solo sull'ambiente, ma direttamente anche sulla salute dell'uomo. È un paradosso che quello che sono stati sgomberati da un'area fortemente inquinata per essere poi trasferiti in un'area attrezzata dal comune a ridosso di una discarica, in un posto altamente inquinato che si trova al centro dell'area vasta e costretti a convivere con dei veri e propri geyser di biogas che appestano, avvelenano l'aria. Con biogas qua moriamo tutti, senza pistole, senza armi, senza niente. Così moriamo noi, 2-3 anni qua, tutti morirono, bambini prendono malattie, tutti. In Italia noi siamo messi proprio da parte, come se fosse l'ultima nazione che c'è. Io non lo so, ma io vi vedo questa gente, sono umani. Lo so che sono messi in mani, ma sono umani come tutti gli altri.